Affari tuoi, Stefano De Martino conduce seguendo i consigli di Maria De Filippi. Maria De Filippi ha dato consigli a Stefano De Martino. È partita da oltre una settimana la nuova edizione di Affari tuoi, la cui conduzione è affidata a Stefano De Martino, un'eredità tutt'altro che facile da gestire quella di Amadeus, che ha portato il gioco dei pacchi ad essere seguito da una media a volte anche superiore ai 6 milioni di telespettatori. E Stefano, anche se ha appena iniziato, promette di cavarsela bene, anche e soprattutto perché, in vista di questa nuova avventura televisiva, si è fatto consigliare da Maria De Filippi, che tanti anni fa lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo con amici. A rivelare ciò è stato il settimanale Chi, nel numero uscito in edicola la settimana scorsa. Maria mi ha detto di divertirmi e di essere sempre me stesso, è quanto ha dichiarato Stefano, stando a ciò che si legge sul settimanale appena citato. Ecco cosa ha detto Maria a Stefano prima di Affari tuoi. Vedrai che settimana dopo settimana troverai la tua strada, ha detto inoltre Maria De Filippi a Stefano De Martino, sempre stando a quanto ha affermato il settimanale citato nel paragrafo precedente. E a proposito della sua strada, Stefano stesso nei giorni scorsi in un'intervista ha ammesso di non temere il confronto con i precedenti conduttori del programma, in particolar modo con Amadeus, avendo una sua strada da seguire. Chi ha pubblicato inoltre altre recenti dichiarazioni di Stefano De Martino, il quale ha parlato anche di Paolo Bonolis, colui che Affari tuoi lo ha tenuto a battesimo nella lontana stagione televisiva 2003-2004, quando il gioco è arrivato per la prima volta in TV, Paolo è la matrice di questo programma. Lui ha aperto le porte alla conduzione creativa, ha detto. Stefano De Martino ha ricevuto gli auguri anche da Amadeus. Infine, il settimanale che ha rivelato che Stefano De Martino ha raccontato di aver sentito ovviamente anche Amadeus prima di intraprendere questa avventura. Abbiamo scherzato sulla nostra staffetta, è la seconda volta che prendo in eredità un programma, il primo è stato Stasera tutto è possibile, ha lasciato a me la conduzione per iniziare la strada verso Sanremo. Mi ha fatto il classico in bocca al lupo e mi ha garantito che mi sarei divertito, è quanto ha rivelato Stefano. Per quanto riguarda gli ascolti, Affari tuoi al momento viaggia attorno ai 4 milioni, 4 milioni e mezzo di telespettatori, ma la stagione è appena iniziata e, come tutti i programmi, ha bisogno di tempo per decollare dopo la pausa estiva, quindi senza dubbio Stefano avrà le sue soddisfazioni più.